Grazie. Grazie. Grazie, lo dico davvero, lo dico col cuore, e questo lo dico non solo da parte mia ma da parte di tutti quelli che lavorano con me, i consiglieri, gli assessori, i presidenti municipali, i consiglieri, gli assessori dei municipi. Grazie perché ci fate sentire a casa. Questa è l'Italia che vogliamo, è un'Italia a 5 stelle, è un'Italia fatta di persone che si impegnano ogni giorno con passione per cambiare, per migliorare. Questo è quello che stiamo facendo ed è la passione quello che ci muove tutti i giorni, è la nostra guida, è quello che ci spinge ad andare avanti nonostante le difficoltà, e di difficoltà ce ne sono sicuramente tante, lo possono testimoniare anche i miei colleghi. Grazie. Non mollo. Non mollo, non molliamo, ci mancherebbe. Ci abbiamo messo tanto ad arrivare fino a qui, e quando giriamo per strada, tutti quelli che ci incontrano ci dicono non mollare, non mollate. Non mollate, perché dopo di voi non c'è niente, questo ci dicono, e questo ci fa andare avanti tutti i giorni a testa alta, perché a testa alta facciamo quello che facciamo. Solo che quando noi governiamo e governiamo bene, non lo raccontano, perché non lo possono raccontare, perché per raccontare quello che facciamo ci vuole coraggio. Ci vuole un coraggio che loro non hanno, perché se dicessero quello che stiamo facendo, io vi dirò qualcosa adesso, ma se lo dicessero tutti quelli che hanno governato fino adesso e che ci hanno portato nel baratro, Roma era nel baratro, andrebbero a casa, perderebbero tutto, e allora fa molto più comodo dire che a Roma non va bene niente. E invece Roma piano piano sta migliorando, e ce lo dicono i cittadini quando andiamo per strada. Al gazebo del comune abbiamo delle slide con 250 piccoli successi, piccoli e grandi successi, 254 anzi per l'esattezza, 254 passi per allontanarci da Mafia Capitale e avvicinarci al cambiamento. Io ho appuntato qualcosa, perché 254 sono un po' troppi da ricordare, abbiate pazienza. Però ecco, qualcosa secondo me va detto. Parliamo di ATAC. ATAC quasi sarebbe da, neanche la devo descrivere, ormai tutti in Italia sanno che cos'è ATAC, è l'azienda dei trasporti. Ce l'hanno lasciata con 1.300.000.000 di debiti, cioè un po' pesantita, un certo fardello. E beh, noi abbiamo avuto il coraggio di mettere le mani lì dove nessuno lo aveva fatto. Ogni anno la rifinanziavano, ci mettevano dentro altri soldi pubblici e poi si ricominciava la giostra. Noi stiamo cercando di risanarla, e questo non si può dire. Questo non si può dire, o bisogna subito trovare qualcosa che va male, perché non si può dire che dei ragazzi la vogliono rilanciare, perché per noi un servizio pubblico essenziale, oibò, deve essere pubblico. Questo fa un po', è un po' brutto da dire per chi vuole privatizzare tutto. Stiamo risolvendo anche a piccoli passi alcune questioni del trasporto. Abbiamo trovato 45 filobus buttati in un deposito, stavano lì da qualche anno, e li abbiamo rimessi in strada. I cittadini erano contenti, ma questo non si racconta. Vi racconto una cosa, l'ultima, avvenuta una settimana fa. Siamo riusciti a fare una cosa stupidissima: collegare
una fermata, il capolinea della metro B all'aeroporto di Ciampino con un autobus. I cittadini erano contentissimi. Questi sono piccoli esempi di come le cose possono funzionare, e vi dico la verità, questo ve lo devo dire, anche se è tutto molto difficile, ogni volta che riusciamo a strappare con le unghie e con i denti un successo, questo ci riempie il cuore e ci dà veramente la forza e il coraggio di andare avanti, perché è questo quello che fanno gli amministratori, devono cercare di amministrare la loro città con quello che si trovano ovviamente in mano, e lo devono fare bene nell'interesse dei cittadini. E quando vedi che i cittadini sono contenti perché sei riuscito a risolvergli un problema, beh, quello ti ripaga da tutta la fatica. Non c'è soddisfazione più bella. Abbiamo, vi racconto due cose, perché poi chiaramente queste notizie non passano, non possono passare. I dati ci dicono che il turismo nella capitale è in crescita, ma voi ne avete sentito parlare? Abbiamo lanciato il PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È un sistema con il quale i cittadini possono interloquire, parlare con l'amministrazione e dire che cosa vogliono fare. Per esempio, vorrebbero più linee di autobus in una zona, vorrebbero più piste ciclabili in un'altra. È un modo con il quale noi ci avviciniamo ai cittadini. Solamente un giornalista ha avuto il coraggio di dire che è entrato nel sistema, ha smanettato, lo ha trovato molto facile, molto bello, fatto bene e utile. Solo uno. Ne avete sentito parlare? Non avevo dubbi. Abbiamo fatto un regolamento per limitare gli orari e le distanze degli esercizi nei quali ci sono le slot machine. Silenzio. Stiamo risistemando tutto il sistema del verde in città. Avevamo tanti anni fa, qualche decina di anni fa, avevamo circa 3.000 giardinieri in tutta Roma, oggi ne abbiamo 180. Stiamo cercando di assumere persone, ne abbiamo trovati altri 100. È un lavoro difficilissimo, ma lo stiamo facendo con passione. E beh, c'è sempre qualcosa che non va, non è che dicono stanno iniziando finalmente a metterci le mani, hanno avviato il programma per il monitoraggio degli alberi, stanno risistemando una cosa che prima era completamente abbandonata. Non lo dicono, chiaramente, è troppo scomodo. L'anno scorso abbiamo deciso di festeggiare il Capodanno con 24 ore di festa. La festa di Roma l'abbiamo chiamata. 24 ore di festa. Hanno solamente detto che non abbiamo fatto il concertone di Capodanno. Si sono dimenticati di dire che di concerti ne abbiamo fatti 50 in città. E c'era tutta Roma in giro. Abbiamo detto con coraggio no alle Olimpiadi, visto quello che hanno lasciato in tutte le altre città. Questa era facile. Questa era facile, sapevo che vi sarebbe piaciuta. Però attenzione, noi diciamo no alle Olimpiadi, ma diciamo sì allo sport. Abbiamo organizzato la scorsa settimana la prima mezza maratona interreligiosa. C'erano tutte le religioni, l'abbiamo organizzata con il Vaticano, con la comunità ebraica, con la comunità islamica, con la comunità ortodossa. La prima edizione c'erano 6.000 persone a correre a Roma per urlare no alla guerra, alle discriminazioni, alla violenza. Ne avete sentito parlare? Non lo dicono. Esatto. Allora io non mi dilungo oltre. Ripeto, al gazebo dei nostri consiglieri, se avete voglia potete vedere tutto quello che stiamo facendo, e ogni giorno c'è un piccolo successo. Apriamo un asilo, inauguriamo una struttura che era chiusa e i cittadini ci ringraziano, ma questo non si dice. Quello che vorrei dirvi è che noi non possiamo mollare, non lo faremo mai, però dovete aiutarci. Dovete aiutarci a far sentire la nostra voce, perché noi ci proviamo in tutti i modi. Noi andiamo in giro a raccontare quello che facciamo,
Voi aiutateci a far sentire la nostra voce, a diffondere quello che facciamo. Perché noi lo facciamo ogni giorno con grandissima passione. Io amo Roma, Roma è la mia città. Io ho rinunciato alla mia vita privata per Roma e l'ho fatto perché ci credo. E con me lo stanno facendo tutte le persone della mia squadra. E lo stanno facendo sicuramente anche le persone che lavorano con Chiara, le persone che lavorano con Filippo, le persone che lavorano con Fabio, e continuiamo a farlo. Ma aiutateci a far sentire la nostra voce. Grazie, grazie.